Continuiamo la serena adesso. Ciao a tutti, oggi doveva uscire un vlog di viaggio, ma in via totalmente straordinaria ho deciso di far uscire questo vlog. Semplicemente perché ieri è successa una cosa che aspettavo da tantissimo tempo. Non so se notate qualcosa di diverso in questo canale. Ebbene sì, sono arrivata a 100.000 iscritti, yay! Guardate, è una cosa che... un traguardo che aspettavo da così tanto tempo che non mi ricordo, ma all'inizio quando ho aperto il canale mi sembrava una cosa irraggiungibile. C'è da dire che YouTube è cambiato molto da quando io ho iniziato a caricare i video. Prima 100.000 iscritti era proprio il traguardo massimo, wow, 100.000 iscritti, ci arrivano solo gli americani. Poi diciamo che piano piano YouTube si è ingrandito sempre di più e insomma diciamo che adesso siamo arrivati anche con canali con 1 milione, 2 milioni di iscritti, in America ovviamente molti di più. E 100.000 è diventato quasi un numero normale, no? Diciamo, però per me non è normale, per me rimarrà sempre il numero speciale, perché non lo so, però pensare quanto ho desiderato raggiungere questo traguardo, che poi non so perché in realtà è solo una questione simbolica, è solo una questione di dire wow, ho tenuto duro, ho fatto tutto quello che dovevo fare e finalmente siamo qui, che poi non è mai un arrivo, no? Concreto, è sempre una tappa intermezza, infatti adesso comincia il viaggio verso un nuovo traguardo. Devo ringraziarvi soprattutto perché, vabbè, ieri mi avete fatto un sacco di auguri nei commenti su YouTube, su Instagram, sugli altri social, veramente, e mi avete scritto delle cose carine che... non lo so, stavo per mettermi a piangere perché siete stati veramente super dolci e insomma mi avete dato un sacco di incoraggiamenti e oh mamma mia, cioè vi vorrei abbracciare tutti, quindi yeah, virtual hug! Perché se io sono ancora qui è sicuramente grazie a voi, se io riesco a fare quello che sto facendo è sicuramente grazie a voi, quindi questi 100.000 iscritti li festeggio io, ma li festeggiamo tutti insieme, cioè li festeggio anche io con voi. Per me significano un impegno sempre da parte mia nel cercare di portare sempre contenuti comunque autentici, interessanti, nel creare un dialogo. Non so quanti canali possano dire lo stesso con i loro iscritti, cioè io con voi mi sento proprio di potervi parlare, potervi dire un sacco di cose e sono contenta perché io leggo sempre tutti i commenti e nei commenti diciamo che ci sono sempre c'è sempre la possibilità di creare dei dialoghi, delle discussioni interessanti, ecco, molto molto interessanti. Volevo parlarvi un po' della nuova programmazione del canale che vi avevo promesso dopo i VOGF, che tenterò di mantenere, scusate non riesco a parlare, ma è mattina presto, e sarà più o meno questa. Il lunedì mi dedicherò ai weekly che vi piacciono tanto, i low talk e video extra tipo preferiti del mese o get ready with me, insomma tutti questi video un po' chiacchiericci in cui vi porto dentro la mia vita oppure vi parlo del più e del meno. Il mercoledì sarà il giorno degli appunti di viaggio, che è una mia rubrica che ho iniziato l'anno scorso, che ho portato avanti però un po' a spezzettoni. Ecco, quest'anno vorrei provare a dedicarmi, cioè creare una serie per raccontarvi, insomma cercare di consigliarvi come viaggiare, ma qualsiasi cosa, anzi se avete delle domande scrivetemele qua sotto, tipo come fare la valigia, quali sono le città più meno costose, oppure che cosa vedere a Parigi, che cosa vedere a Londra, a Tokyo, eccetera, di tutti i posti dove vado, quindi secondo me sarà un esperimento molto interessante che spero appunto che voi apprezzerete. E poi il venerdì invece sarà la volta dei vlog di viaggio, quindi tutti i vlog classici in cui vi racconto il viaggio più recente che ho fatto, e non solo perché in realtà ho ancora dei viaggi risalenti all'anno scorso che non ho mai pubblicato, non solo. Molti mi avete chiesto le live per me sono veramente una cosa interessante, mi piace un sacco farle e
quindi sicuramente le riporterò. Per adesso non ho un giorno preciso per le live, magari me lo studierò in futuro. Vi dico solo che io la prossima settimana andrò in Giappone per un mese e poi andrò ad Hong Kong per qualche giorno e cercherò di tenere una live alla settimana. Non ho ancora deciso bene se mercoledì o venerdì, sicuramente sarà come orario nel primo pomeriggio. Anche questo purtroppo non ho ancora potuto deciderlo perché dipende dalla giornata, perché io quando sarà primo pomeriggio qua da me sarà sera, diciamo sera anche abbastanza tardi, quindi vedrò un po' voi. In ogni caso, magari se volete attivate la campanella così da non perdervi neanche un aggiornamento. E niente, io più o meno vi ho detto tutte le cose. Aggiornerò anche il banner con la nuova programmazione, attendete pazientemente. E mamma mia, finalmente ci siamo qui. Vi ringrazio, vi mando un bacione, vi riabbraccio tutti nuovamente e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao! Thank you.